Buon anno a tutti e bentornati sul canale anche nel 2022. Riprendiamo la nostra serie di video dedicati a OpenHAB 3, andando a riconfigurare il Raspberry 3 che ormai è rimasto inutilizzato dopo la migrazione del sistema principale al nuovo Raspberry 4. Ripartiamo quindi dalla nostra slide dei servizi a supporto, che è lo step successivo alla migrazione del sistema principale, e andiamo a vedere quali erano gli step che avevo programmato. Alcuni di questi sono già stati fatti. Quindi la procedura di backup di OpenHAB 3 in FluxDB l'abbiamo vista nel video precedente. La formattazione del Raspberry 3 l'ho fatta io offline. Così come l'installazione di Docker e Portainer. Avevo già fatto un video su come, per far vedere come si installavano Docker e Portainer su Raspberry. E stessa cosa anche per Grafana. Quindi fondamentalmente, a parte il punto 5, che è l'installazione di OpenHAB 3 di test su Raspberry 3, facendola girare su Docker, questo non l'ho ancora fatto, non so se lo farò subito, perché al momento non mi serve. Per il resto questa slide la possiamo dare per buona, quindi gli mettiamo un bel verde. A questo punto lo step successivo è la creazione delle interfacce utente. Al momento ho già creato delle interfacce utente principalmente per test e principalmente sullo smartphone come sitemap, anche se ho anche una main UI che è quella che appare nella home page di OpenHAB, però non ho mai posto grande attenzione a configurarla in un certo modo. Quello che vorrò fare adesso è, oltre a creare delle dashboard su Grafana per la visualizzazione dei dati memorizzati su InfluxDB, che sono dati principalmente di monitoraggio temperatura, umidità e consumi, vorrò principalmente creare delle interfacce grafiche un pochino più dedicate all'interattività, in modo tale che sia un pochino più semplice far funzionare il sistema. Queste interfacce grafiche verranno create in base al dove poi verranno utilizzate, quindi ad esempio sullo smartphone penso di utilizzare la vecchia sitemap perché la trovo molto veloce e comoda. Sul tablet appeso al muro, che è un pannello di controllo abbastanza comodo da utilizzare perché ce l'ho appeso al muro in casa, fino ad oggi ho sempre usato Hub Panel sulla versione 2 di OpenHAB. Adesso devo valutare se usare Hub Panel o se creare delle pagine di main UI dedicate. Devo anche vedere come si comporta dal punto di vista delle prestazioni. E poi, vabbè, ci sarà la main UI, che è quella principale che si può vedere da web o eventualmente anche da app su smartphone, anche se la trovo un pochino più macchinosa e pesante. Comunque andrò a creare delle interfacce grafiche ottimizzate per l'utilizzo e per il dispositivo su cui le vorrò utilizzare. Approfondirò poi anche il discorso del floor plan, che avevamo già visto in un video precedente, perché lo trovo soprattutto per la visione tablet un'ottima interfaccia per avere una visione d'insieme di tutto. Quindi, visto che in OpenHAB 3 hanno reso nativa la creazione dei floor plan, basta avere un'immagine dello schema della casa, della planimetria della casa, si possono facilmente posizionare gli oggetti, tipo le lampadine per accendere le luci, i sensori di temperatura per visualizzare l'informazione, eccetera, eccetera. In questo video iniziamo dalla parte di creazione delle dashboard su Grafana, utilizzando quindi l'installazione di Grafana che abbiamo fatto sul Raspberry 3. Partiamo quindi dall'installazione del nostro Portainer sul Raspberry 3. Vedete già tutto pronto, ho fatto i soliti step di installazione di Docker e Portainer che potete trovare in un video precedente che ho già fatto. E ho al momento tre container installati. Uno, vabbè, è Portainer stesso. L'altro è Grafana, che è quello che andremo a vedere oggi. E poi ho il Tasmo Admin, che anche questo vi avevo fatto vedere in un video precedente, serve per gestire tramite web i dispositivi Tasmota. Quindi principalmente io ho dei Sonoff su cui ho installato Tasmota come firmware e tramite questo tool riesco a fare molte operazioni direttamente da web e magari in maniera massiva, tipo l'aggiornamento del firmware. Quindi adesso andiamo a vedere Grafana, anzi magari prima vedo se c'è un aggiornamento perché l'ho installato da un po' e magari sono uscite delle nuove versioni dell'immagine. Quindi io vado su Grafana, stoppo, vado in edit, gli dico di fare sempre il pull dell'immagine e rifaccio il deploy. Adesso aspettiamo che si scarica l'immagine. Ecco che
stato restartato il container con l'immagine aggiornata. Passiamo quindi ad accedere a Grafana tramite l'URL del Raspberry porta 3000, Raspberry 3, quindi non è quello dove gira OpenHub. Loghiamoci con le credenziali che abbiamo creato al primo accesso e per prima cosa dobbiamo andare a crearci il data source che punta a InfluxDB del Raspberry 4. Quindi aggiungiamo un data source, InfluxDB. Dobbiamo mettere ovviamente l'indirizzo IP del nostro Raspberry 4 dove gira InfluxDB, porta 8086. Poi lasciamo tutto di default, il database è OpenHub, user OpenHub, la password è quella che avete scelto. Come HTTP method preferisco il POST, ma è una scelta così puramente indicativa. Salviamo e testiamo. Perfetto, tutto verde, quindi vuol dire che il Raspberry 3 riesce a collegarsi all'InfluxDB che gira su Docker sul Raspberry 4. A questo punto non possiamo far altro che crearci una bella dashboard. Questa dashboard la facciamo per gestire i valori di ambiente, quindi tutti gli item che vengono memorizzati, tutti o quasi tutti gli item che vengono memorizzati nella tabella ambiente di InfluxDB. Così vi spiego anche il perché ho deciso di definire la struttura dati InfluxDB in questo modo, cioè avere non una tabella per ogni item, ma una tabella che raggruppa più item. Quindi iniziamo a dare il nome alla nostra dashboard e creiamo il primo grafico. Definiamo il grafico delle temperature interne, ad esempio. Temperature casa. Quindi come measurement scelgo ambiente, scelgo la misura temperatura, scelgo ad esempio il piano PP, anzi forse posso fare così, prendo tutto tranne ex, quindi tutto tranne la temperatura esterna che voglio mettere in un grafico a parte, tolgo la media. A questo punto ovviamente qua mi fa vedere tutto insieme perché ho tutti gli item di temperatura della casa. Ah, intanto scusate, mi sposto un po' a due giorni così si vede più roba. Io però ho bisogno di vedere le singole misure senza però doverle specificare una a una, e questo è il motivo per cui ho deciso di definire la struttura dati InfluxDB in questo modo, quindi avere tutto dentro una stessa tabella. Quindi se io gli dico che voglio raggruppare per item, ecco che in automatico lui mi prende tutti gli item, ovviamente che corrispondono al filtro che ho messo nella query principale, e mi traccia le righe. Quindi io con un'unica query posso specificare un insieme di item che vengono visualizzati, altrimenti avrei dovuto fare una query per ogni item. Questo modo qui è molto comodo per visualizzare questo tipo di informazione. Posso aggiungergli, per renderla un pochino più carina, la media mobile, così viene un po', vengono un pochino più arrotondate. Adesso ho qua dei problemi, secondo me queste righe sono troppo dritte per essere dei valori buoni, secondo me c'è il sensore che non sta misurando bene, ma questo poi lo vado a controllare, non importa. Mettiamoci ancora più ampio, ecco. Quindi con una sola query io riesco a ottenere tutte queste informazioni. L'unica cosa brutta è che si vede nella leggenda, non è che sia molto carino vedere tutta questa scrittura, perché queste label le definisce lui in automatico in funzione dell'item, dell'oggetto su cui ho raggruppato. Cosa mi conviene fare? Mi conviene cambiare l'alias. Quindi posso scrivere temp, se scrivo un alias fisso lui ovviamente mi scrive così per tutti, e poi se non ricordo male dovrei scrivere $tag underscore il nome dell'item, il nome del tag che voglio che appaia nella leggenda. Quindi se io metto item lui dovrebbe farmi apparire, ecco vedete, appare il nome dell'item in maniera dinamica. Forse temp lo posso anche togliere perché non serve a niente. Ecco, in questo modo io con un'unica query ho definito tutta queste informazioni nel grafico. Ovviamente poi il grafico è tutto personalizzabile. Io di solito tolgo il punto, ad
adesso vabbè tanto non si vede molto, però tolgo il punto e la scala la lascerei automatica in modo tale che la scala delle ordinate va in automatico in base ai valori che deve visualizzare, perché se mettessi una scala reale potrei anche provare tipo 5 e 35, essendo valori interni a casa, vedete si appiattisce tutto, quindi si perde un pochino il dettaglio delle differenze, quindi questo lo tolgo. Comunque questi poi sono gusti personali, ognuno se li personalizza come vuole, Grafana ci offre tantissime opportunità di personalizzazione. Quindi salviamo, applichiamo questa dashboard che, visto la quantità di informazioni, forse possiamo farla anche a tutto schermo. Se voglio vedere una particolare misura basta che clicco sulla leggenda, ad esempio guardiamo la temperatura del soggiorno, clicco sulla leggenda e lui mi fa vedere solo quella del soggiorno, ci riclicco e rivedo tutto. Adesso facciamo la stessa cosa per le umidità, quindi fondamentalmente dobbiamo applicare lo stesso procedimento, aggiungiamo un pannello, lo chiamiamo umidità casa, tanto l'umidità esterna in teoria non ce l'ho, vado di nuovo a dirgli never sui punti, vado a scegliere come misura l'ambiente, ovviamente devo dirgli che la misura è l'umidità, tolgo la media e aggiungo la media mobile, tolgo il raggruppamento per time ma raggruppo per item, quindi qua scriviamo di nuovo tag item per avere la leggenda decente e siamo a posto. In teoria così ho tutte le umidità, non ho dovuto specificare come ho fatto di là il piano diverso da EX perché non ce l'ho proprio come dato, quindi siamo a posto così. Adesso posso far vedere altre informazioni di ambiente che ho, sono il gas, rilevamento di gas che posso mettere di qua, e poi il sensore crepuscolare. Quindi aggiungiamo un altro panel, rilevamento gas cucina, sempre su ambiente, la misura è il gas, e dovrei avere un solo item che corrisponde. Togliamo la solita media e mettiamo la moving average. Qui non ho bisogno di raggruppare perché ho un solo item, quindi posso scrivere tranquillamente qua gas cucina. E a questo punto creiamo anche quello del sensore crepuscolare, così siamo a posto. Qua posso andare direttamente sull'item, anzi no, andiamo su misura, luminanza, e anche qua item dovrebbe essercene uno solo, e anche qui non dobbiamo raggruppare perché abbiamo un item solo. Ok, la mia dashboard è quasi fatta, mi manca solo la temperatura esterna. Stavo pensando come distribuirla. Beh, la temperatura esterna la possiamo fare così, allora. E qua sotto faccio temperatura esterna col grafico a linea come questo e poi temperatura esterna con le medie giornaliere, così vi faccio vedere come utilizzare le informazioni prese da un'altra retention policy di InfluxDB. Quindi aggiungiamo un panel, questo lo chiamiamo temperatura esterna, andiamo a scegliere ambiente, misura, temperatura, item. Ok, questo è l'andamento della temperatura esterna negli ultimi 7 giorni. Facciamo apply, lo prendo, lo porto qua sotto e adesso mi faccio un altro panel, temperatura esterna daily, e in questo caso facciamo le barre, quindi vado a scegliere questa volta ambiente daily,
è la retention policy autogen. Perché questo? Perché ho cambiato un po' la logica delle mie retention policy su InfluxDB, quindi tutti i dati di ambiente li memorizzo nella tabella ambiente sulla retention policy di default, che è quella annuale, quindi tutti i dati singoli rimangono per un anno. Poi nella retention policy autogen mi memorizzo i dati media giornaliera per ambiente nella tabella ambiente daily, e questi dati li tengo per sempre. Quindi in questo modo io vado adesso a dire a Grafana di leggere la retention policy autogen, la tabella ambiente daily, vado a prendere misura temperatura item il mio esterno, tolgo la media, tolgo il group by, ecco, vedete che ho i miei dati, 7 giorni, mi manca ovviamente l'ultimo, quello di oggi, perché deve essere ancora generato. Questo qui ha più senso forse farlo su più giorni, anche se le informazioni non ce le ho. Potrebbe essere anche carino aggiungere, proviamo, aggiungere qui anche la temperatura esterna normale per metterle a confronto. Quindi mettiamo default ambiente, rimettiamo i 7 giorni perché sennò non deve essere a barre, perché sennò vabbè, sì, carino, si vede così, però preferivo vedere la linea. Quindi se non sbaglio ci deve essere un modo per fare l'override, vediamo un po', per temperatura esterna, che override posso fare? Lo stile lines, ecco fatto. Quindi vado a vedere di nuovo i 30 giorni e vedete che così riesco a fare un confronto tra le barre, quindi la media giornaliera e il valore puntuale. Mettiamoci proprio su tutto l'intervallo, forse posso fare il fill, questo così è già più carino. Vabbè, direi che basta così. Apply. A questo punto questo grafico qui sostituisce anche questo. Questo lo rimuovo, quindi facciamo la linea delle temperature. Così abbiamo temperatura, umidità e altre, che forse volendo potremmo anche fare così. Alziamo questo, abbiamo spazio, poi ovviamente la personalizzazione va fatta in base al monitor e allo spazio che si ha a disposizione. Però fondamentalmente con pochi clic abbiamo creato una bella dashboard. Ovviamente questo è proprio solo un esempio di come si può creare una dashboard, e in base a come uno vuole poi navigare le varie pagine può creare più dashboard, si possono mettere dei link, eccetera eccetera. Io adesso man mano che avrò bisogno delle informazioni le andrò a implementare, ad esempio la visualizzazione dei dati di consumo, oppure la visualizzazione dei ping dei vari dispositivi di rete, che quella è un'informazione utile. Alla fine saranno tutte dashboard di questo tipo, ovviamente il limite è solo la fantasia di chi le crea, e io ne ho poca, quindi più di tanto non riesco a fare, però è anche un modo per verificare che i dati su InfluxDB si stanno raccogliendo nel modo giusto. Nel prossimo video magari vi faccio un riassunto di quello che ho creato come altre pagine dashboard su Grafana, giusto per dare qualche spunto a qualcuno.